Buongiorno, io ringrazio in maniera non rituale per l'invito, mi ha fatto molto piacere essere qui a parlare con voi di queste cose. Mi devo innanzitutto scusare per la mia voce non particolarmente brillante, come sentite, per qualche colpo di tosse che, come dire, disturberà un po' il mio intervento, ma la stagione è quella che è e quindi ho preferito essere qui comunque, magari con una voce non ultimata. Volevo anche palesare un attimo una difficoltà che c'è, metterla in campo fino a sotto. Io devo parlare di aspetti linguistici a un pubblico di esperti, insegnanti di italiano, esperti, insegnanti di matematica. Inevitabilmente dovrò introdurre dei concetti che sono nuovi per metà platea e scontati e banali per l'altra metà probabilmente, e viceversa. Quindi ho buone possibilità di scontentare tutti, però ecco, è un rischio che accetto, insomma. Come vedremo, c'è un territorio comune di lavoro che è il testo. Il testo, nel senso didattico, è il testo delle prove in particolare. Io mi sono interessato di prove invalsi, come dire, grazie a un incontro sulla via di Damasco con Giorgio Bolondi, che è un matematico dell'Università di Bologna. L'Accademia dei Lincei, un progetto che immagino conosciate per le vostre rispettive regioni di provenienza, ha Lincei per una nuova didattica, con organizzazioni regionali, io sono referente per l'italiano, Bolondi per la matematica, e c'è stato un incontro, come dire, nella formazione insegnanti nell'ambito di queste iniziative proprio nei temi della trasversalità, non solo dalla matematica, ma dalla matematica in particolare. E questo lo dico anche per giustificare un certo sbilanciamento nella mia relazione per la parte delle prove di matematica. E, nonostante io sia un linguista, un esperto di italiano, insegno linguistica italiana e didattica dell'italiano all'Università di Bologna, anche se sono di formazione padovana. Vorrei anche svelare quello che è il vero titolo forse del mio intervento. Io vorrei parlare, nel tempo che abbiamo a disposizione, di idee e strumenti per la formulazione linguistica delle prove invalse. Noi parleremo cioè della formulazione linguistica, che non ha, come si può pensare a volte, un ruolo marginale. È uno degli aspetti importanti nella formulazione delle prove di italiano e delle prove di matematica, con peso diverso probabilmente. E anche vorrei ragionare con voi sulla necessità di tenere sotto controllo quelle che sono le difficoltà linguistiche, con un peso diverso naturalmente tra matematica e italiano, perché per matematica noi vogliamo tenere sotto controllo le difficoltà linguistiche per essere sicuri che le risposte non siano, come dire, viziate da un problema di formulazione o da una difficoltà nella formulazione. Può essere diverso il caso dell'italiano, soprattutto della comprensione dei testi, perché magari la difficoltà linguistica è l'oggetto della mia domanda, naturalmente. Ma comunque si voglia vedere la questione, occorre, da parte di chi deve scrivere le prove, una forte consapevolezza, una forte attenzione del ruolo centrale che ha la formulazione linguistica del testo. E difficoltà linguistiche che, se noi guardiamo al testo della domanda da un punto di vista dell'adulto colto, può apparire in un certo senso secondario. Naturalmente, un'altra premessa importante: non perché le prove invalsi debbano essere scritte come da un bambino della primaria, con effetti pensierini, eccetera, ma proprio perché ragionare sulla chiarezza linguistica e sulla formulazione linguistica è uno dei mezzi per padroneggiare questi aspetti, e questo tornerà senz'altro utile, anche perché cercherò di mostrare come davvero, e non solo sulla base di un'intuizione, la formulazione linguistica della domanda possa, come dire, pesare sugli esiti.
va anche da sé che occorre un'altra distinzione, cioè la distinzione tra il momento della valutazione, in cui io devo eliminare il più possibile tutti i possibili disturbi, in senso di formulazione, e il momento invece della didattica, in cui chiaramente il mio obiettivo è guidare i miei bambini, i miei ragazzi, a padroneggiare la difficoltà linguistica. E quindi la devo introdurre, ma anche qui la devo introdurre con gradualità e consapevolezza. Volevo mostrare una cosa a proposito di valutazione. Come ci vedono? Come vedono gli insegnanti le prove invalse? Cito un piccolo aneddoto. All'interno del polo dell'Emilia Romagna, dei Lincei per la Nuova Didattica, con Bolondi abbiamo lavorato nella formazione di insegnanti mettendo insieme insegnanti di italiano e insegnanti di matematica, facendo una serie di cose che non sto a raccontarvi. Una di queste era far scrivere dei testi di problemi, in maniera semplice, con angolature diverse, anche giocando in certi casi, e lasciando anche un margine di libertà. Questa è una formulazione che ci ha molto colpito e anche un po' preoccupato da un certo punto di vista, perché gli insegnanti hanno scritto questo esercizio, il cui titolo era Al modo dell'invalsi. Ora, capite, sapendo che tre cugine di Marco e Luigi, Anna Maria, Costanza e Carmela, hanno regalato loro un sacchetto con 40 caramelle, la fragola e banana, scontate all'ipermercato del paese del 20% e avendone mangiate 4 la fragola, si chiede di determinare la parte spettante a ciascun cugino, può essere un caso isolato, ma fa riflettere come ci siano degli insegnanti, questo è un lavoro di gruppo, quindi non è un singolo, almeno quel gruppo che identifica la formulazione delle prove invalse come un qualche cosa di difficile. I controlli matematici sono semplici ed erano un fatto dato, ma riconoscete una frase molto lunga, gerundi, ce ne sono due, l'impersonale del si chiede, eccetera, spettante, alla civio presente. Quindi l'idea, che appunto ci ha molto preoccupato, che c'è in alcuni insegnanti, è evidentemente, qui secondo me avevano le idee un po' confuse, perché chiaramente non c'è nulla di tutto questo nelle prove invalse, anzi si sta lavorando nel senso esattamente opposto. Però mi è parso interessante partire da qui perché comunque è il terreno in cui dobbiamo lavorare, con cui dobbiamo confrontarci. Ci sono insegnanti che partono dal presupposto che le prove invalsi siano scritte in maniera astrusa e difficile. E quindi credo che uno sforzo per contrapporre questa tendenza vada fatto ed è poi quello di cui parlerò. Allora dicevo, difficoltà linguistiche al momento della valutazione, che vanno il più possibile annullate o introdotte con la piena consapevolezza. Naturalmente, sempre per restare all'ambito della matematica, possono anche esserci difficoltà linguistiche volute e parte integrante del percorso didattico. Questo è un progetto di Fornare Sbaragli, un italianista, una matematica, dell'italmatica, come l'hanno chiamata, in cui si propone un insegnamento congiunto dell'italiano, cioè del lessico e della matematica. Questo è un banalissimo problema di scuola primaria che per essere risolto ha bisogno dell'acquisizione di alcune competenze lessicali. Questa mattina Leo si è affacciato alla finestra e ha visto passare 30 pecore, 4 asini, 2 tori, 15 caprette e 20 mucche. Quanti animali ha visto passare? Quanti bovini e quanti ovini? Quindi qui naturalmente il bambino impara la distinzione tra bovini e ovini e parallelamente impara a svolgere l'esercizio. Quindi qui c'è una difficoltà lessicale, ma è una difficoltà implicita e voluta, e fa parte di un percorso didattico molto articolato messo appunto da questi colleghi della SUPSI, della Svizzera Italiana. Questo per dire come le difficoltà non siano da bandire a priori, ma vanno appunto distinto il momento della valutazione e il momento del lavoro in aula. Un punto di partenza importante, su cui mi permetto una piccola digressione iniziale, è poi la semplicità linguistica. Vogliate scusarmi, ma per me è una specie di pallino, ognuno ha i suoi, no? Il mio pallino sarà perché ho iniziato a occuparmi da linguista di problemi legati alla chiarezza, quindi a come scrivere in maniera chiara per farsi capire da tutti
come comunicare contenuti complessi tecnicamente a un pubblico di non addetti ai lavori, e su questo ho lavorato e su questo ho continuato a lavorare, in particolare in un ambito di cui vi dirò, va detto che io penso, e spero che sia un parere condiviso, ma in qualche modo forse di confrontarci se ci resta un po' di tempo, la chiarezza linguistica è un valore di partenza. Questo è un paese in cui non è scontato ricordarlo, perché molto spesso, come dire, il parlare difficile è un valore. Il non farsi capire può essere persino una cosa figa, se mi permettete l'espressione. Quante volte anche noi diciamo, che bene che parla, non capisco nulla ma parla benissimo. Ecco, io non seguo molto questa filosofia, anzi mi colloco in quella tradizione anche per i linguisti di Ascoli fino dell'Ottocento, che pensa che l'Italia sia caratterizzata dall'antico cancro della retorica, dal parlare sempre più difficile di quanto non sia. Allora ho pensato ad una piccola digressione che, per ricollegare il lavoro sulle parole invalse al terreno comune in cui ci muoviamo, ed è un aspetto su cui ho molto lavorato, è quello del burocratese. Apparentemente non c'entra nulla, ma poi cercherò di farvi vedere come i punti di contatto con questo aspetto, con questo tema, siano molto più diffusi e molteplici, insomma, più di quanto si può pensare. E io, tra l'altro, in quest'ambito faccio anche corsi di formazione per chi deve scrivere, lavoro nell'ambito della cosiddetta semplificazione del linguaggio amministrativo, che è un'impresa disperata, se vogliamo. Che comunque faccio volentieri. Parto da un esempio che ho rubato a un linguista che si chiama Maurizio Dardano, che rende molto bene l'idea del nostro terreno comune, dell'ambito in cui molto spesso ci dobbiamo confrontare. Nel mondo anglosassone, se si entra in un supermercato, in un fruttivendolo, non so, troviamo una scritta come questa: i ladri saranno perseguiti, denunciati. I ladri saranno denunciati. Se entriamo in un supermercato italiano, troviamo una frase come questa. Basterebbe questo per rendere l'idea di come dire, del gusto italiano per la complicazione. Coloro che esportano indebitamente la merce esposta compiono un reato perseguibile a termine di legge. Lo stesso concetto è reso con più parole, in maniera indiretta, perché qui non si parla di ladri, ma di coloro che esportano, import-export, indebitamente la merce esposta, in maniera imprecisa di fatto, perché forse chi l'ha scritto voleva scimmiottare l'appropriazione indebita, ma l'esportazione indebita non è un reato concentrato nel nostro codice penale, e soprattutto compiono un reato perseguibile a termini di legge, come sappiamo non vuol dire assolutamente nulla. Ma ce ne sono anche di più carini: la mancata regolarizzazione alle casse costituisce reato ed è perseguibile a norma di legge. Allora, il nostro stile comunicativo, nostro nel senso di italiano, ama molto, come dire più parole del necessario, pompare il discorso, anche quando parla di cose semplici e banali, nascondersi dietro parole complesse, altisonanti in molti casi, per esprimere lo stesso semplice concetto. Questo è l'altro punto di partenza del lavoro sul burocratese, ma è un contesto in cui anche noi dobbiamo lavorare. Altro esempio, anche questo molto efficace per rendere l'idea di ciò di cui sto parlando: nelle autostrade, tempo fa, probabilmente non so se ci sia ancora, si vedeva una scritta di questo genere in Italia: la riscossione del pedaggio viene effettuata dal lato in cui opera l'esattore. Anche qui, se volessimo fare il gioco delle corrispondenze Italia mondo anglosassone, dove, come sappiamo, esiste una tradizione della semplicità linguistica secolare molto più attenta,
La corrispondenza potrebbe essere questa. Questo, come dire, è un primo punto di partenza. E badate che tutti, anch'io, anche noi, siamo immersi in questa cultura, no? In cui dire le cose in maniera semplice pare brutto. E su questo devo dire forse anche la scuola ha avuto in passato le sue colpe. D'altronde, no? Almeno ai miei tempi, chi era bravo nel compito di italiano? Chi scriveva tanti fogli protocolli, magari portando il cane a spasso per 5 fogli protocolli, ma ha scritto 5 fogli protocolli di tema. Io ero spesso lodato, ma come dire, se fossi stato l'insegnante in quel contesto mi sarei punito, perché amavo, facevo una specie di logorelli, cioè trovavo delle parole difficili nel vocabolario e mi imponevo di usarle nei temi di italiano, ma con effetti di assoluta, come direbbero i colleghi di italiano presenti, di inappropriatezza di registro linguistico, cioè usare parole altisonanti per esprimere un concetto semplice comunque era appunto non appropriato. Per restare al burocratese, è anche un altro piccolo esempio che ci fa capire una serie di aspetti, di problemi. Questo è un altro piccolo quiz che faccio con chi scrive testi amministrativi. Chi scrive quindi per il pubblico, faccio vedere questo testo, adesso non c'è tempo, non chiedo di leggerlo in dettaglio, ma di lo stile, insomma il modo in cui è scritto, e di dire in che anno questo testo è stato scritto. Non faccio il quiz con voi, perché faremo tempo, ma solitamente ho fatto questo test, come dire, praticamente in molte zone d'Italia, perché mi è capitato di girare, più o meno i risultati sono gli stessi. Un 90% dei presenti, man mano che faccio il quiz, dicono, è un testo dell'anno scorso, dell'ultimo settembre utile. Un 4% grosso modo dice no, probabilmente è degli anni 80, degli anni 70, degli anni 60, e qualcuno intuisce che forse è un testo che va più in là. Ora, se noi leggiamo il testo, adesso lo lascio alla vostra lettura silenziosa, chi ha a che fare con testi della burocrazia, con testi del parlare istituzionale, non ci vede, come dire, niente di molto diverso, no? In seguito d'autorizzazione, l'essere in mora, purché versi nel dovuto importo, sono tutte formulazioni lontane dalla lingua di tutti i giorni, ma che siamo abituati a vedere. Anche questo è un dato interessante, no? Perché nei testi pubblici accettiamo senza problemi di vedere delle espressioni che non hanno nessuna, come dire, nessuna possibilità di ricorrere nel parlare comune anche formale. Allora, i risultati del quiz, appunto, dicevo, lo collocano negli ultimi anni. Questa in realtà è la trascrizione di un testo del 1866. Ho tolto solo l'intestazione Regno d'Italia perché poteva nascere qualche piccolo sospetto sulla sua datazione. Ma di solito anche chi dice che è un testo più vecchio lo fa più sulla base di alcuni dati, no? Cioè, il delegato speciale non esiste più, l'ufficio dei delegati non l'ho mai sentito, che il testo in realtà è un testo che potrebbe essere scritto ai giorni nostri. Questo, se ci pensate, è un grandissimo inceppamento del sistema linguistico, ma direi del sistema in generale da un certo punto di vista. Noi continuiamo a scrivere come se 150 anni di storia in Italia non fossero mai esistiti, di fatto, parlo di pubblica amministrazione. Il fatto che lo accettiamo passivamente, vorrei aprire una parentesi sulla semplificazione del linguaggio amministrativo, ma non è questa la sede, ma il fatto che comunque la semplificazione in quell'ambito faccia così fatica a passare dall'idea anche di un certo contesto in cui tutto sommato, specie chi ha faticato per padroneggiare la complicazione linguistica, accetta che ci sia, che resti. Io preferisco invece battermi per superarla, non per impoverire, come a volte qualcuno accusa, le conoscenze lessicali e così via, per quello c'è la scuola, ma quando noi parliamo ad un pubblico indifferenziato dobbiamo stare molto attenti. Questo, come vedete, questa è un'idea che ci tornerà molto utile quando dovremo lavorare sulla formulazione linguistica delle proprie basi.
perché noi ci rivolgiamo ad un pubblico indifferenziato, all'interno del quale ci sono anche persone non pienamente madrelingua, con bisogni speciali, eccetera, ma soprattutto con un obiettivo che è saggiare la conoscenza di concetti matematici, di concetti grammaticali, oppure conoscenza del testo, ma allora la difficoltà deve essere precisamente collocata e dominata. Potrei proseguire a lungo su questa strada, ma in realtà mi serve più che altro per entrare nell'argomento, no? Ciascuno di noi potrebbe produrre esempi di questa astrusità linguistica. Questi sono tutti esempi reali raccolti. È in corso la profilassi antimurina. Qui chi ha fatto latino arriva magari immediatamente a pensare al mus muris, al topo, e quindi si sta parlando semplicemente di mettere gabbie e veleno per topi. E non lo si sta dicendo in un contesto, come dire, tra detti lavori del sistema sanitario, si sta dicendo per informare tutti. Oppure è stato documentato questo munirsi di moneta divisionale, che vuol dire pagare il ticket di 27 euro non con 100 euro, portare gli spiccioli fondamentalmente. E è un concetto che chiaramente, insomma, non è per nulla immediato, ma moneta divisionale suona molto bene. Nei testi pubblici le biciclette sono sempre velocipedi. Non è vero che il codice della strada introduce questo iperonimo, ma fondamentalmente mi stiamo dicendo non entrare con la bicicletta e con il motorino. Quindi insistere su questi velocipedi può essere un modo per non farsi capire da tutti o per fornire l'alibi per entrare comunque, perché io ho la mia bicicletta, che ne so io del velocipede, no? D'altronde parlo di linguaggio pubblico perché nelle ferrovie, per dire cosa fare se il treno si ferma in galleria, si scomoda Mosè con l'esodo dalla galleria. Stiamo parlando semplicemente dell'uscita dal treno fermo in galleria. Come dire, cosa c'entri l'esodo? È un mistero, soprattutto perché al di là del piacere per il riferimento colto biblico, stiamo parlando di un testo che uno legge in un momento di panico, in teoria, e quindi sapere che cosa fare probabilmente è bene che sia detto nel modo più chiaro possibile, anziché per un ordinato e rapido, perché l'esodo deve essere anche un ordinato e rapido notoriamente, è necessario attenersi alle istruzioni fornite dal personale ferroviario direttamente o mediante, non i microfoni perché è troppo semplice, ma gli impianti di diffusione sonora, portando, Giulio, prestando comunque osservanza, altra parola che non useremo mai se non dopo qualche bottiglia di vino, insomma, alla seguente indicazione di carta. Nessuno direbbe: hai prestato osservanza a quanto ha detto il dottor Ricci, come parli? Eppure lo accettiamo di buon grado, non ci fa quasi più effetto, siamo anestetizzati contro questo. Potrei citare molti esempi, adesso accelero un po' su questa parte. Questo è un esempio che ho dato una tesi a una ragazza che ha studiato le circolari scolastiche, altro campo su cui, come sapete bene, c'è molto da dire su, come dire, complicazione inutile. Questa è la risposta di una scuola che ha accettato di buon grado di fornire tutte le circolari scolastiche e così via, per vincere il burocratese. Peccato che la sua risposta sia un piccolo modello di burocratese in risposta alla richiesta di codesta università. Codesta, a parte in Toscana, è scomparso dall'italiano, non lo si insegna più neppure a scuola parlando in latino. Quindi capite, accettiamo di buon grado che ci sia tutto questo. Adesso vado un po' più veloce. Sempre le ferrovie. Qui si sta dicendo: se non c'è la biglietteria, sali, fai il biglietto a bordo del treno e potrai fare pagare il biglietto senza spendere di più. Ma diventa la clientela in partenza da stazione impresenziata, disabilitata, per non pagare le soprattasse previste dalle condizioni e tariffe viaggiatori, dovrà preavvisare il personale di controlleria all'atto della salita nelle località in cui non sia possibile acquistare il titolo di viaggio. La stazione impresenziata disabilitata è un esempio interessante di termine tecnico inutile, che esiste nel linguaggio tecnico delle ferrovie,
ma non si può pretendere che un utente comune conosca quella parola. Parola tecnica, questo è un concetto che ci tornerà utile, ed è inutile usare termini tecnici se non sono strettamente necessari alla comprensione di ciò che voglio dire. Ci sono altri piccoli capolavori, no? All'atto della salita. Io devo avvisare quando hai piede nella scaletta, cioè, oppure il titolo di viaggio, forse lo capiamo, ma non siamo molto rappresentativi dell'italiano medio come cultura linguistica, vuol dire il biglietto, ma per uno straniero appunto può essere il titolo di viaggio gita a Napoli. Qui ci viene l'aiuto un giurista. Alfredo Fioritto, che è uno dei giuristi che si è occupato e ha creduto moltissimo a questo lavoro sulla semplificazione del linguaggio amministrativo, dice questo concetto da giurista. In qualunque testo di tipo giuridico, noi possiamo allargare il discorso, secondo me, a tutti gli ambiti, compreso quelli che ci interessano, legge, contratto, sentenza che sia, le parole del diritto, cioè i concetti necessari ed essenziali del diritto, variano tra 2,5 e 4%. I dati coincidono e le percentuali sono analoghe nei diversi paesi. Questo vuol dire che in un testo a carattere giuridico, possiamo leggere un testo tecnico indipendentemente dal diritto, su 100 parole soltanto 3 o 4 al massimo sono concetti del diritto e corrispondono a locuzioni che non possono essere espresse in altro modo. Le restanti 96 parole sono termini non necessariamente tecnici che potrebbero essere scritti in un italiano, in un francese, in un tedesco, in un inglese comune, cioè in quella fascia di lingua usata dalla maggioranza della popolazione che si riconosce in quella comunità linguistica. Segno che, come dire, anche nei giuristi c'è questa attenzione alla chiarezza, perché la chiarezza non confligge mai, quando è ben fatta, con la precisione tecnica. Allora, rubo al discorso sulla semplificazione del linguaggio tre suggerimenti fondamentali che possiamo far nostri come punto di partenza per il ragionamento sulla formulazione linguistica delle parole in base. Mettiamoci dalla parte del destinatario. È apparentemente una delle cose più banali che possiamo dire, che in realtà è una delle cose più difficili da fare. Mettersi nei panni di un bambino di 10 anni. Mettersi nei panni di un adolescente in tempesta ormonale che deve sottoporsi alla parola in base. Mettersi nei panni di un adolescente preoccupato, in ansia per la prova di scatto, eccetera, eccetera. Mettersi nei panni delle conoscenze, del linguaggio, capire che cosa sa. Allora, per restare all'ambito di cui parlavamo, si possono vedere dei piccoli capolavori in cui, come dire, questo non è realizzato. Questo è un avviso fuori da un asilo nido, testo citato, insomma, noto, una capacità manuale nella sua negatività, si informano i genitori di bambini frequentanti l'asilo nido Chiesanuova che nella settimana dal 10-11 al 14-11 la ditta incaricata dal settore di edilizia scolastica provvederà a tinteggiatura dei locali, ci scusiamo sin d'ora del disagio arrecato. L'ansia di dare informazioni in più spinge a dimenticare di dare la vera informazione importante, e cioè l'asilo non è stato aperto oppure no? Questo è un esempio, ma penso che ciascuno di noi potrebbe citare moltissimi esempi. Chi l'ha scritto non si è messo nei panni del destinatario, ha ragionato da settore servizi scolastici che era più preoccupato di dare addosso al settore edilizia scolastica che gli aveva ridipinto l'asilo a un mese dall'inizio della scuola. Quindi, come vedete, una possibile riformulazione sarebbe così. Superiamo l'inerzia. Come vedrete, è molto più semplice scrivere come ci viene spontaneo, scrivere difficile di fatto, che fare questo sforzo di chiarezza. Quando a luglio abbiamo lavorato, io ho lavorato con il gruppo soprattutto degli autori di matematica, sulla formulazione linguistica, ragionando, spaccando il capello in quattro, ci siamo resi conto che non era affatto un'operazione semplice. E penso di poter dire che io, da linguista che ha abbandonato i concetti matematici dalla prova di maturità praticamente, come dire, l'analisi linguistica ha fatto in qualche caso emergere un punto di vista che poteva rivelarsi interessante anche per capire meglio come porsi nei confronti di quella prova. Quindi è stata un'esperienza molto utile. Superare l'inerzia, vabbè, anche qui cito sempre questo esempio di Indro Montanelli, molto divertente.
per fare un parallelo, per continuare questo parallelo con la burocrazia. Sì. Lui a metà degli anni 70 disse in un suo controcorrente sulla Gazzetta Ufficiale numero 216 del 19 agosto 1975-76, il ministro dei trasporti bandisce un concorso a 40 posti di segretario in prova. L'età massima dei candidati di 30 anni può essere elevata a 35 se il concorrente risulta partigiano combattente dopo l'8 settembre 1943 e a 40 anni se gli riportò per comportamento contrario al regime di polizia sanzioni penali o di polizia. Al regime fascista sanzioni penali di polizia. C'è qualcosa che non vi convince in tutto questo? Che evidentemente se ne deduce, continua Montanelli, con suo stile semplice ma estraneo, sa incisivo, secondo il ministro ci sono italiani che fecero i partigiani a 4 anni di età, mentre l'antifascismo aveva i suoi detti fra gli 8 e i 10 anni. La spiegazione c'è, l'impiegato ricopia il medesimo testo da tempo immemorabile. È la potenza del precedente, cardine di tutta la vita burocratica nazionale. Semplicemente si era preso un testo, non ci si era dimenticati, diciamo, di togliere gli anacronismi, quelle cose che avevano senso negli anni 50, ma che evidentemente in quegli anni in cui i partigiani erano sessantenni non aveva più alcun senso, non c'erano materialmente partigiani con meno di 35 anni di età. Altro aspetto, e poi tutti sono d'accordo sulla semplicità, superare le difficoltà linguistiche, poi quando si passa a farlo bisogna fare delle scelte. Molto spesso si crea un conflitto tra la nostra idea di eleganza linguistica e la necessità di essere semplice e chiaro. Su questo, almeno per i consigli che noi diamo a chi scrive per il pubblico, ma penso possa valere anche per chi scrive proprio in massa, tutti vorremmo testi chiari, efficaci ed eleganti, cioè che prove che funzionino, che tutti capiscano, ma che siano anche aderenti ai nostri criteri stilistici di buono stile. Però, se si deve scegliere, è meglio che i testi siano chiari ed efficaci anziché eleganti. Anche qui c'è un esempio che rende abbastanza bene l'idea. È un pezzo di un bando Erasmus, quindi universitario, reale, l'Università di Padova, un po' datato, ma il senso non cambia. In questo testo, accendo un pochino, mi dico già dov'è l'inghippo, si parla di docente responsabile del flusso, poi di professore titolare di un flusso devono essere presentate al docente coordinatore del flusso. Quello che gli studenti chiedevano è: ma il docente responsabile, il professore titolare e il docente coordinatore sono figure diverse? Cioè io dove trovo? Conosco il docente, il responsabile del flusso, ma il coordinatore e il titolare? Allora la risposta è che sono la stessa persona e che l'etichetta da usare è docente responsabile del flusso. Ma perché chi ha scritto questo testo, preparatissimo su tutto quello che c'era da sapere, è poi caduto in un errore così palese, così grave, al punto da creare confusione in un testo addirittura con valore giuridico, in cui ci deve essere una monoreferenzialità, uso un'etichetta a quella da che corrisponde una singola persona. Per quale ragione, secondo voi? Per evitare di ripetere la stessa parola tre volte, ma capite che è una regola che ci hanno inculcato, c'è una regola tra l'altro molto italiana, non ha corrispondenti in altri paesi, almeno non con questa fobia per le ripetizioni che noi abbiamo veramente interiorizzato, al punto che anche chi deve scrivere testi con valore tecnico, ben sapendo che c'è un'etichetta precisa, la usa, la regola della variazione lessicale, producendo veri e propri errori comunicativi. Guardate, questo c'è anche sicuramente nei testi didattici e è un rischio che è possibile anche per le prove in base. Quando per esempio in un problema si parla di prezzo di costo, di rata e di rateazione, cioè si introducono dei sinonimi per esprimere di fatto lo stesso concetto, con il risultato che molto spesso possono creare un problema, per noi non lo è naturalmente, ma per il bambino, per il ragazzo possono diventare, semplicemente perché non ci si presta attenzione.
non è brutto ripetere l'ata, chiamiamola latiazione. Ma l'effetto è che se trovo una parola diversa mi aspetto che ci sia dietro anche un concetto diverso. Quindi per quanto sia umano dobbiamo stare molto attenti a questo. Chiudiamo allora un attimo il discorso sul burocratese, anzi no. Volevo mostrarvi come tutto quello che sto dicendo alla fin fine sia molto presente all'indicazione nazionale. È compito di ciascun insegnante in ambito didattico favorire con apposite attività il superamento degli ostacoli alla comprensione dei testi che possono negarsi a livello lessicale o sintattico oppure a livello della strutturazione logico-concettuale. Quindi nulla di nuovo di fatto. E comunque ci sono delle inquietanti affinità. Per esempio tra testo matematico, almeno della tradizione matematica, didattica matematica, e il burocratese. Avendo in corso questa amministrazione la stipulazione, subordinata al gerundio, nominalizzazione, un contratto di lavoro, che si chiede in personale l'invio, altra nominalizzazione, anche a mezzo fax, inciso, di un certificato, eccetera, eccetera. Beh, noi abbiamo trovato nel nostro lavoro sulle difficoltà del testo matematico cose del genere, sapendo che l'ipotenusa civile di un triangolo subordinata al gerundio si determina in personale il rapporto tra l'equilatero dove essi è il punto di incontro, è un'unica frase di una lunghezza sorpositata molto complessa in realtà anche per gli insegnanti che nei nostri corsi devono provare a riformularla. Ma esempi del genere non sono così rari, questo è un altro esempio sempre preso da un testo reale di difficoltà non necessarie. Sono talmente, se mi permettete la piccola parentesi, siamo talmente immersi in questa complicazione linguistica per la matematica da riprodurla anche dove in realtà non c'è, cioè nei testi inglesi. E questo è preso per le superiori, da un testo reale delle superiori, che ha una parte di avviamento verso il CLIL, ma se questo è l'avviamento forse meglio ci pensiamo un po'. In cui cosa succede? Il testo inglese su cui i ragazzi devono lavorare non è altro che una cattiva traduzione in inglese di un classico problema di un matematichese italiano, dove addirittura il sapendo che, e ho verificato anche con madrelingua inglese, nessun testo matematico inglese troverete mai una struttura del genere. Non è solo un problema di sintassi, in realtà, non troverete mai una compagnia produce 300 tonnellate di un certo prodotto. Se voi prendete un qualsiasi manuale anglosassone di matematica, producono 300 tonnellate di mattoni di un certo tipo, no? E sono sempre collocati in un contesto molto concreto. Una certa compagnia produce una certa quantità di un certo prodotto. Quindi è anche un problema, se vogliamo, più ampio della semplice sintassi. Però capite che se lavorare in inglese vuol dire riprodurre in una lingua che non ha queste complicazioni tradizionalmente, complicazioni che ci sono, producendo dei testi che tra l'altro culturalmente non sono inseribili nella reale lingua di arrivo, capite che c'è qualcosa che deve farci un pochino riflettere. E d'altronde le complessità sintattiche sono lo strumento preferito, qui mi riallaccio a ricerche promosse da Giorgio Bollone e dal suo gruppo, e che a mia volta con il gruppo di studenti di didattica italiana stiamo cercando di studiare dal punto di vista dell'italiano. Lo studente, indipendentemente da quello che sa, questo è un pezzo degli esami di Stato, scusate, non so cosa sia successo, un attimo di ripristinare, vabbè, se dovrò andare avanti. Comunque lo studente semplicemente, indipendentemente da quello che sa sull'argomento, anzi spesso proprio perché non sa nulla di ciò di cui sta parlando, riproduce il linguaggio del matematichese e quindi il testo che scrive agli esami di Stato è tutto un profluvio di gerundi, di impersonali, eccetera, eccetera, senza entrare poi nei contenuti matematici. Non è ovviamente, come dire, una situazione generale, ma è una situazione che si ritrova realmente, derivando n volte la funzione, si elimineranno progressivamente, no? Uno riproduce degli stilemi
ma non le riproduce perché ha acquisito così bene la materia, le riproduce perché è l'unica cosa che gli è rimasta in mente spesso di tutto ciò che ha imparato, che deve dire delle cose usando un certo linguaggio. Allora, visto che non ci capisco nulla, almeno riproduco la forma esteriore di questo linguaggio. Meriterebbe anche questa una riflessione. Un altro aspetto molto importante è distinguere tra tipi diversi di difficoltà linguistiche. Qui entriamo nel nucleo, anche poi verso la conclusione del mio intervento. Alcune cose le salto per ragioni di tempo. Le difficoltà linguistiche, se noi vogliamo ragionare su questi aspetti, dobbiamo distinguerle per settore. Qui ovviamente è una cosa ovvia per gli insegnanti di italiano, forse più utile un ribasso per tutti gli altri. Allora, le difficoltà possono essere legate al lessico, per esempio l'uso del lessico specialistico, ma in realtà non solo, anzi paradossalmente molto spesso può essere proprio il lessico legato alla vita di tutti i giorni che crea dei problemi. Cioè, quando io uso una parola che c'è base, altezza nel linguaggio quotidiano, ma la uso con un significato particolare, tecnico, specifico, questa può creare delle, quelle che i matematici chiamano delle misconcezioni, che agli italianisti come parola piace poco, ma il senso non cambia. Possono esserci difficoltà a livello di morfosintassi, di strutture usate, quando per esempio introduco delle strutture che non uso normalmente nella lingua quotidiana, anche formale. Possono esserci difficoltà legate alla sintassi, le frasi lunghe per esempio. Certe subordinate al gerundio, dopo vedremo anche di raccogliere un elenco di queste cose. Possono esserci difficoltà legate all'ordine delle informazioni o legate al fatto che i nostri ragazzi sono abituati a lavorare su certi problemi all'interno di generi testuali prestabiliti. Tutti sanno risolvere un esercizio quando è nella forma canonica della scuola, spesso basta cambiare un po' le cose, c'è una cosa ovvia per chi si occupa di prove PISA, eccetera. Cambiare un po' il modo di chiedere le cose spiazza, non sono abituati, questo indica che la scuola deve forse mettere un pochino in movimento le sue modalità. Oppure sulla costruzione del significato, che chiamano in causa aspetti di vari tipi. Qualsiasi testo matematico, questa non è una prova in balsi, ma è una semplice dimostrazione di geometria, usa inevitabilmente delle parole per stare al linguaggio che sono tipiche del linguaggio della geometria, ma lo stesso varrebbe per la grammatica, per qualsiasi altro ambito, no? Bissecare, congiungere, però ci sono anche parole come segmento, esiste anche al di fuori, no? Ma lato, questo può essere forse il vero problema per un bambino, per esempio, questo è un testo per un biennio di liceo. Noi quindi possiamo ragionare sugli aspetti lessicali tenendo conto di banalità come queste. Questo è uno scherzo, è sicuramente un falso, ma rende bene l'idea. Quando noi chiediamo di trovare un qualche cosa a livello matematico, se noi leggiamo questo trovare come linguaggio comune, vedete il nostro, la trovata, la X è lì. Sicuramente un falso, ma rende molto bene l'idea di cosa sia il possibile cortocircuito tra linguaggio comune e linguaggio specialistico. È un falso, però se dovessimo scrivere una prova di questo tipo magari metterei calcola, determina, qualcosa che eviti questa possibile. Allora, come è fatto il lessico di una lingua? È una cipolla che ha al suo interno un no. Solo una base, un nucleo di vocabolario di base. Vocabolario di base è tra l'altro un concetto richiamato esplicitamente dalle indicazioni nazionali, quindi non è un qualche cosa che è un concetto cui possiamo rifarci con assoluta attenzione. Un nucleo di base con poi livelli di specializzazione progressiva. Chiaramente nella parte più esterna ci saranno parole che si usano solo in quella disciplina specialistica, ma c'è tutta una zona di transizione in cui molto spesso parole del linguaggio specialistico non sono altro che parole della lingua comune rideterminate dal punto di vista del significato.
e sono forse l'area che crea più problemi, perché mentre per l'area più esterna, se ho cateto devo spiegare che cos'è, e non c'è possibilità che il cateto si distingua con qualcos'altro, si confonda con qualcos'altro, lato, altezza, base, sono concetti, come sappiamo bene, l'altezza però è un concetto legato ad una persona in piedi. L'altezza di un triangolo può essere un concetto molto più ampio e questo può creare possibili fallimenti. E possiamo lavorare con gli appositi strumenti sulla formulazione e determinare quali sono le parole non del vocabolario di base, dissecare, segmento, congiungere, vertice. Ovviamente questo non ci dice nulla su quelle parole del linguaggio comune che hanno un significato invece diverso. Va bene, questo lasciamo stare. Le parole dei linguaggi specialistici sono, come dire, composte di segni aggiuntivi. Sono parole a cui volontariamente, deliberatamente, assegniamo un significato particolare per esigenze di denominazione. Dobbiamo essere sicuri di chiamare quel concetto solo con quella parola, per ridurre qualsiasi possibile confusione. Dobbiamo fare questo processo con un grande rigore semantico. Chiaramente questo è più forte in certe discipline, la matematica tutto sommato, meno in altre, la grammatica, in cui come sappiamo c'è una certa e a volte difficilissima varietà terminologica per esprimere lo stesso concetto, che crea molti problemi, come so, a chi deve scrivere le domande di riflessione sulla lingua. Quindi questo porta al fatto che le lingue, le discipline, abbiano dei bisogni lessicali amplissimi, sia come singole parole, sia come espressioni poligrammatiche, cioè formate da più parole, il teorema di Pitagora, il morbo di Alzheimer, e così via. Non a caso la medicina ha da sola 19.319 parole documentate nel GRADI, quindi in un singolo dizionario non medico, per esprimere, per parlare dei propri contenuti. Lo stesso la matematica, lo stesso la chimica, eccetera, eccetera. Pensate, tanto per dare un termine di paragone, che le parole di questo nucleo del vocabolario di base, il nucleo di formazione dei discorsi, le parole del vocabolario di base sono 7.000. Quindi vuol dire che da sola la medicina ha 19.319 parole, 12.000 in più rispetto a quelle che sono nel vocabolario di base. Vado un po' veloce su questa parte, perché come poi funzionano questi meccanismi? Creo delle parole, dei tecnicismi specifici, bissecare, segmento, oppure ridefinisco termini della lingua comune, punto, lato, vertice. Molto spesso ho anche dei termini, dei parsismi, cioè delle parole che non hanno un preciso significato tecnico, ma che noi usiamo per abitudine, e sono tra l'altro la prima cosa che possiamo eliminare. Il triangolo avente per base, non c'è nessuna esigenza tecnica per quel participio presente, quindi scriviamo pure chi ha per base, non perdiamo nulla in precisione, guadagniamo in chiarezza probabilmente. La ridefinizione per la matematica è fatta di parole come base, espressione, catastrofe, che è una ridefinizione, seno, coseno, tangente, formazioni dotte create con i procedimenti di suffissazione o prefissazione, addendo, dividendo, moltiplicando, polinomio, eccetera, eccetera, con dei prestiti, cioè parole straniere, pensate all'informatica per esempio, ma anche a banca dati. È un prestito nascosto, è un calco, database. Ma poi abbondano sigle, denominazioni analogiche, quando definiamo qualcosa per analogia, la curva campanulare, patta campana, la curva del cane, la curva di caccia, termini eponimi, il teorema di Pitagora, il piano cartesiano, e molti altri di cui spesso magari immediatamente non siamo neppure consapevoli. Oppure nominalizzazione, proiezione, sottrazione, quando esprimiamo cioè un'azione anziché con un verbo, come sarebbe normale, con un nome. Ma non ci sono solo i tecnicismi a preoccuparci. Questo è un esempio in Balsi di qualche anno fa,
qui probabilmente un momento di riflessione potrebbe avere questo triathlon, che forse non è del tutto pertinente per la risoluzione della domanda e potrebbe, naturalmente è una cosa da dimostrare, essere un distrattore rispetto ai contenuti. Attenzione a un altro aspetto, molto importante, visto che le prove devono essere lette da bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia, attenzione ai geosinonimi. Con una battuta potrei dire, le prove in VALS non dovrebbero mai parlare di angurie. Anzi, scusate, non dovremmo mai parlare di questa cosa qua. Come la chiamate voi? Già. Questo già mostra, quando faccio questa domanda a un pubblico settentrionale, più o meno c'è un'anguria con qualche voce sparsa, qui già ho sentito cose molto diverse. Un gruppo di ricerca berlinese, dell'Università di Berlino, ha creato il vocabolario della lingua quotidiana, italiana quotidiana. Questa è la, come dire, localizzazione dei termini per parlare di quella che per me, essendo internazionale, è anguria, che per la zona centrale, soprattutto la Toscana, è il omero, quello che per alcuni è il melone, per me il melone è un'altra cosa, la settentrione. Se c'è qualche, il gruppo calabrese conosce il zipangolo? No, però è documentato, quindi in qualche parte della Calabria si dirà. Non riesco a leggere bene, in alcune zone evidentemente c'è. Ma potrei, così come pateta, un termine che non ho mai sentito, ma che se è qui è perché ci sono degli informatori linguistici che l'hanno documentato. Vedete, con i colori delle parole usate per esprimere uno stesso concetto sono diversi nelle varie zone d'Italia. E non è l'unico caso, questa banca dati del progetto Humboldt, dell'Alicot, il progetto si chiama, ed è in rete, sono parole che non hanno un unico termine accettato a livello sovranazionale per denominare quell'oggetto. Quindi, ecco, mi confermo, allora questo non lo sapevo, ma ci sono moltissimi altri casi. Questi come li chiamate? Anche qui l'acci è un termine effettivamente, come dire, sovra, come dire, regionale, ma non, che non prende tutti. Ci sono le stringhe, ci sono le spighette in alcune zone, per esempio. Gli aghetti in altre, qui da qui non riesco a vedere i colori, ma vedete come per esempio in Lombardia abbiamo le stringhe, quindi se noi dovessimo costruire una parola che parla di lunghezza di lacci, stringhe, aghetti, ovviamente questo stesso oggetto sarebbe rappresentato nelle menti di ragazzi da regioni diverse in maniera diversa. Quindi semplicemente prestare un po' di attenzione anche a questi aspetti. Il vocabolario di base non è forse questa la sede per entrare nei dettagli, ma in parte l'ho già detto, 7.000 parole più diffuse, lascio perdere come si è arrivati a costruirlo. Un vocabolario fondamentale, un vocabolario di alto uso, 2.000 parole grosso modo veramente di base per costruire i discorsi, di alto uso, quindi un secondo, una seconda fascia, e poi recuperate il vocabolario di alta disponibilità soprattutto con test di tipo psicologico. Si possono fare molti giochi su questo. Questo è un esempio di Tullio De Mauro, uno stesso concetto molto semplice, il letto in disordine, ma sono stanco a vederlo divenire sonno lo stesso, può essere complicato potenzialmente all'infinito. Qui si usano solo parole del vocabolario di base, ad onta del suo disordine il giaciglio mi stira sonno a solo vederlo, ma un'area ipnotica romana comunque dal talamo, eccetera, eccetera. Come dire, se vogliamo complicare non c'è potenzialmente fine. Ma in realtà è essere semplici la vera sfida, esprimere dei concetti in maniera semplice. È un piccolo assaggio su cui spero poi in futuro di concentrarmi in maniera più sistematica. Qui ho preso i testi delle prove di comprensione sulla lingua, quindi non le prove invalsi, ma i testi della prova 2011-2012.
di ciascun livello su cui poi si sono costruite delle domande. È abbastanza interessante analizzare, probabilmente una cosa che Rivalsi già fa, dal punto di vista del vocabolario di base. La prima cosa che mi balza agli occhi è che se noi guardiamo almeno fino al livello 8 non c'è per il lessico fondamentale una grandissima differenza. Cioè, dal L2, che ha un testo con il 70% di parole, di quelle due, che usa quelle 2000 parole del livello più basso, più semplice del vocabolario di base, vedete che addirittura sono di più nell'L5, più o meno lo stesso numero nell'L5, del secondo testo dell'L5, addirittura di più nel primo testo dell'L6, un po' di meno nel secondo testo dell'L6. L'unico testo che si sta è questo testo dell'L10, che è la pubblicità dell'integratore alimentare, se non ricordo male, no? Quindi un testo che effettivamente si stacca da un po' dal canone su cui siamo abituati, cioè spesso a vedere. Mentre non ci sono enormi difficoltà nella parte non vocabolario di base, quindi termini che non rientrano in queste 7000 parole. C'è anche una notevole diversità di lunghezza, quindi le percentuali vanno prese con la dovuta cautela, ma è semplicemente un piccolo stimolo, un piccolo aumento di questione. Un'altra cosa interessante che si può fare, questa l'ho fatta per la prova di matematica, in diaconia, qui prove costruite nel senso domande più alternative di risposta, partendo dal 2008, arrivando al 2013-2014, si vede insomma che ci sono state delle piccole diversità nella costruzione nel tempo delle prove. Questi dati a me non dicevano nulla, quando li ho presentati a Dobbiaco ho scoperto che in realtà alcune prove, per esempio queste, con un 12%, quindi da cui emerge una maggiore difficoltà, è una cosa che invece avevo notato molto bene e su cui c'era stato un tentativo di riflessione. Adesso c'è tutta una serie che nel 2012-2013 si stacca un po' dalle altre, 2011-2012 a seconda dei casi, e noi non c'è tempo per analizzarle in dettaglio perché il mio tempo sta quasi per scadere, ma come vedete è uno strumento di lavoro che può essere utile. Li faccio semplicemente scorrere per mostrare come vi sia, stiamo parlando dello stesso livello, nel tempo vi sia stata una certa varietà nell'uso, per esempio, del lessico rispetto al vocabolario di base. Rapidamente, ci sono aspetti sintattici da tenere presenti, va fatta molta attenzione alle forme impersonali, si è osservato che si determini, al passivo, che molto spesso è legato a necessità specifiche nei testi tecnici, ma può essere in certi casi non motivato, all'uso del congiuntivo, come dire, sia di una retta, che è una complessità, la possiamo usare in ambito didattico, direi non in ambito di valutazione, ma con estrema attenzione al fatto che è una particolarità rispetto all'uso che normalmente si fa in questo modo. In generale una complessità sintattica di tipo diverso. Sulla complessità sintattica vorrei rapidamente citare una ricerca che ho svolto con una collega di didattica della matematica, che tra l'altro è presente, Laura Branchetti, in cui abbiamo provato a verificare quanto a parità di contenuti della prova la formulazione sintattica può interferire sulle prestazioni degli studenti. Cioè la stessa cosa chiesta con una formulazione sintattica più complessa pesa? Sì, intuitivamente sì, però occorrerebbe anche provare a dimostrarlo. Noi ci siamo avviati in questo, naturalmente, con strumenti quantitativi, ma in un'ottica soprattutto qualitativa che ci interessava. Data una prova, è ancora quella del triathlon, una prova tutto sommato abbastanza lineare come sintassi, questo è un esercizio che potete fare anche in classe per chi insegna, no? Farla riformulare in modo più semplice e in modo più difficile. Più semplice vuol dire distinguere e superare le difficoltà linguistiche, più complesso vuol dire anche saperci giocare, che è il massimo della, come dire, della padronanza linguistica. Quindi semplificata diventerebbe così, complicata diventerebbe così, un'unica frase con dei gerundi, eccetera, eccetera.
Questa è una foto del lavoro che abbiamo fatto effettivamente con degli insegnanti, in cui messi attorno al computer, divertendosi moltissimo tra l'altro, come vedete anche dalla foto, hanno lavorato su lavorato sul testo. Questo è un altro esempio, ma qui salto perché ci porterebbe via troppo tempo, di questo lavoro di riformulazione per superare le difficoltà linguistiche. Qui sono proprio gli appunti. Vedete, hanno smontato il testo e rimontato in un testo nuovo. Questo è per esempio l'esempio di prima, come è stato riformulato da un gruppo di insegnanti. Volevo però rapidamente raccontarvi di questo esperimento che abbiamo fatto. Noi abbiamo preso una prova in Valsi del 2010-2011, intendo io e Laura Branchetti. Di questa prova abbiamo preso 4 domande con un livello di difficoltà linguistica e scritte con una sintassi varia, diciamo mediamente media, non è né particolarmente difficile né particolarmente semplice. Di queste 4 domande abbiamo creato una formulazione complicata dal punto di vista sintattico. Complicata dal punto di vista sintattico nel senso che era un'unica frase, con delle subordinate al gerundio, con degli impersonali, delle nominalizzazioni, eccetera. Lavorando su una prova in Valsi avevamo tutto il ricco apparato statistico collegato, cioè sapevamo con la RASH Analysis qual era, come dire, rispetto a quella prova, la collocazione di risposta per ogni domanda rispetto alla prova complessiva. Abbiamo sottoposto a circa 200, non sono tanti, ma insomma, considerato che è una ricerca molto artigianale e molto iniziale, un numero che abbiamo ritenuto abbastanza sufficiente. Questa prova a 200 ragazzi, abbiamo con le 4 domande modificate, abbiamo in realtà Laura e l'artefice di questo, ricalcolato, riscalato la RASH Analysis, la placement rispetto alle 24 domande, siamo andati a vedere qual era il comportamento dei ragazzi rispetto alle domande modificate. Noi in base alle 24 domande e in base a come si collocavano in questa scala, e non so se conosciate, ma non è questa la sede per spiegarlo, non sono neppure la persona più adatta, ma diciamo una scala che ci fa capire rispetto alla risposta complessiva data alla prova e rispetto all'andamento di quella domanda, ci fa prevedere se il ragazzo sarebbe in grado o no, che probabilità di rispondere in maniera corretta, si nota sistematicamente che persone che avrebbero potuto, in base ai dati, rispondere correttamente, sbagliano. Ovviamente chi è molto in su non si fa abbindolare dalla difficoltà sintattica, ma si perdono interi settori semplicemente per una introduzione di complessità sintattica. Quindi forse un po' poco per dimostrare questo, ma credo è un primo dato estremamente interessante da questo punto di vista. Il mio tempo è quasi scaduto, quindi rapidamente gli indici di leggibilità sono un altro strumento che noi abbiamo. Anche qui sono formule matematiche che ci consentono di prevedere la leggibilità. Ovviamente la leggibilità è un concetto complesso e ha a che fare con le capacità dei singoli, ma di tenere sotto controllo alcune variabili, meno lessicali e soprattutto sintattiche, di collocarle in una scala, come è stato fatto dal gruppo universitario linguistico e pedagogico di De Mauro, in base al livello, quindi lo stesso indice può avere, può essere molto. Una domanda con un indice di 50 può essere molto difficile, mediamente difficile, complicatissima, a seconda del livello. E anche qui si può lavorare su testi scolastici, per esempio, l'ho fatto, vado veloce, su testi di epoche diverse, di matematica o di storia, per esempio, e che si può facilmente calcolare o con i software o anche semplicemente mandando un'email alla società, un file di testo e si ottiene un risultato. Per esempio, prove in base di matematica 2013-2014 hanno un indice di leggibilità di 60, che è un buon risultato tutto sommato. Non mi ricordo però di che livello fosse, mi pare prova nazionale. Scusate, vedete meglio voi di me. Ecco, secondaria di secondo grado, quindi vuol dire, per stare alla tabella di prima, che siamo sopra pienamente all'interno di un linguaggio, almeno dal punto di vista dell'indice, padroneggiato da uno studente di scuola superiore.
anche se poi naturalmente questo non deve, non è sufficiente, è uno semplicemente uno strumento. Questa è la prova invasiva in cui potete vedere qualche difficoltà sintattica, facilmente eliminabile c'è, ma potrei aggiungere molte cose, ma non lo faccio perché sforerei, e vado alla parte finale. Almeno questa fatela dimostrare. Quando noi costruzione del significato vuol dire anche che io dico una cosa, ma come poi la persona la interpreta, qui evidentemente questo che voleva essere semplicemente un ordine, una raccomandazione, sì, ma stai calmo, però vuol dire che è stata presa un pochino in maniera non corretta. Qui devo purtroppo saltare su tutti i possibili problemi, anche su questo, e vado alla fine. Scusate. Ah, ecco, questo è un altro tipico caso. Tra l'altro, se posso citare, rubo il copyright a Giorgio Bolondi, un altro caso internazionale simile in cui il mondo anglosassone, la prova anglosassone, si diceva una ragazza che diceva ha ragione Anna eccetera eccetera, la risposta era no perché è una donna. Quindi entrano in gioco una serie di cose, e d'altronde l'argomentazione può voler dire tante cose. Si potrebbe facilmente dimostrare che anche questa è una forma di argomentazione, peraltro una forma di argomentazione che noi tutti usiamo nella mente di tutti i giorni abbondantemente, ci fidiamo di qualcuno, quindi il mio argomento è che l'ha detto Tizio, che è una persona di cui mi fido, quindi in realtà è uno scherzo questo, ma come tutti gli scherzi ha dietro un pensiero, o ha ragione anche qui, oppure sempre nell'ambito della costruzione del significato. Cosa i bambini possono tirar fuori da questa domanda, no? Sulle Lisa che deve trovare lavoro in una città distante, cosa gli conviene fare? Naturalmente la domanda presuppone un ragionamento di tipo matematico. Il gruppo Cicero in Emilia Romagna ha lavorato sulle risposte aperte dal punto di vista, come dire, linguistico. Vengono fuori cose, perché così non sei costretto a fare sempre la benzina. E anche questa è una forma di argomentazione non pertinente rispetto a quello che ci interessava indagare, ma che comunque in qualche modo dovevamo e potevamo. Allora, chiudo, ancora un minuto, chiudo girandovi i dieci principi che scrivo in modo chiaro, nati all'interno della riflessione sul burocratese, ma che possono essere molto utili anche per il redattore delle prove. So che il gruppo di matematica, e Giorgio in particolare, ha rielaborato queste prove, queste 10 indicazioni, proprio dal punto di vista della formulazione delle prove di matematica, non so se probabilmente ne parlerà, ma vi mostro il lavoro invece che si può fare, le raccomandazioni date all'interno della riflessione sul linguaggio burocratico come, come dire, momento di conclusione. Impariamo a individuare il pubblico a cui ci rivolgiamo, pensiamo che stiamo scrivendo a bambini, ragazzi di un certo livello, cerchiamo di avere un progetto di testo, ordinare le informazioni, sembra una banalità, una delle cose più difficili nella scrittura di qualsiasi tipo di testo. Scriviamo solo ciò che è strettamente necessario, le informazioni in più rischiano di confondere, di distrarre, e quindi riflettiamo su ciò che è in più. Dal punto di vista della sintassi, cerchiamo di dire una cosa per frase, ovviamente senza scendere all'effetto pensierini di sistema elementare, di scrivere frasi brevi, di evitare gli incisi che rompono la catena sintattica, di usare poche secondarie a gerundio, perché introducono un livello di complicazione che un ragazzo, un bambino potrebbe non dominare appieno. Poche catene di sostantivi. Preferiamo formulazioni dirette, è meglio scrivere frasi all'attivo anziché al passivo, anche qui con buon senso, come tutte le regole vanno poi contestualizzate. Esprimere le cose in modo affermativo anziché attraverso negazioni. Preferiamo le parole semplici. E chiediamoci se il lessico tecnico che stiamo introducendo deve essere spiegato oppure no, o se risulta chiaro rispetto a quel ciclo scolastico. Attenzione alla punteggiatura. Oggi uno degli elementi di grande attenzione dal punto di vista della didattica dell'italiano, l'attenzione per la punteggiatura. Questo vale per tutte le prove, come guida lo studente. E attenzione anche alla forma grafica. È vero che il redattore di una prova non ha grandi margini, ma attenzione alla paragrafazione.
al punto in cui si inserisce un'eventuale tabella o un'eventuale immagine. Non è la stessa cosa inserirla prima, dopo, durante. E chiudo con un, facendo mie delle belle parole di Tullio De Man, che dice: le parole sono fatte, e per questo che vi invito nelle vostre future esperienze di redattori invalsi a usarle con estrema attenzione, sono fatte prima che per essere dette, per essere capite. Proprio per questo, diceva un filosofo, gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. È un maleducato se parla in privato e da privato. È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo, un redattore invalsi, potremmo aggiungere, che al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire. E quindi vi ringrazio.